Eri il favorito della vigilia, hai rispettato i pronostici nella tua prima scalata di Nammare? Sì, ogni gara ha la sua, poi può avere, può essere favorito, ma poi durante la gara non si sa mai chi hai accanto, a confronto, se ti viene qualche infortunio. È andata, dai, è andata bene. Sei partito subito forte, hai staccato i rivali, già a Dominico avevi un buon vantaggio su tutti e poi diciamo hai amministrato senza particolari problemi. Sì, 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 subito ho cominciato come subito all'inizio, veloce, e poi mi sono, diciamo, mi sono gestito. Ecco, mi sono gestito tranquillamente poi. Tutto qua. Sì, bene, una bella gara, organizzata bene. Pensavo che fosse più pesante, veramente, ma bello, mi è piaciuto. Per te anche un allenamento in vista della 03.000 del prossimo mese? Sì, 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 un allenamento che è 03.000, questo è il terzo anno che la farò, e ormai ci siamo, fra un mese saremo lì. Diverse volte ti sei cimentato anche in gare di 24 ore, 100 km, anche quest'anno c'è qualcosa in calendario? Per quest'anno ormai niente, ormai è 2018, 100 km sì, ormai ne ho fatto parecchio, un bel po'. Ne hai qualcuna in ottica futura da fare? Sicuramente sarà Saregno o Passatore il prossimo anno, il 2018.